Il sinonimo del termine anatema, escomunica, maledizione, esclusione dal corpo di Cristo, la Chiesa. Questa punizione più severa è stabilita da Dio stesso. Essa esprime la realtà spirituale che si applica agli eretici che hanno abbandonato il Vangelo di Cristo e lo Spirito di Cristo. Romani 8. Al posto del quale hanno accolto lo spirito dell'eresia e predicano antivangelo. Si sono così esclusi dal corpo mistico di Cristo e stanno camminando verso la condanna anche se ricoprono i più alti uffici nella Chiesa. Promuovendo antivangelo, estraggono le anime del gregge di Cristo e conducono alla distruzione. Lo fanno in modo molto astuto. Usano la terminologia teologica per influenzare molti sacerdoti e vescovi. Se l'eretico è un vescovo, un cardinale o un papa, allora diffusione dell'eresia è enorme. L'Apostolo mette in guardia contro di loro. Sono cattivi operai travestiti da apostoli. E aggiunge: non c'è da stupirsi, anche Satana assume l'immagine dell'angelo della luce e in particolare i suoi servitori. Seconda lettera ai Corinzi 11:13. Il Signore Gesù mette in guardia contro di loro. Dai loro frutti li riconoscerete. Matteo 7. Cristiani indifesi chiedono: qual è la protezione contro questi lupi nella pelle di pecore? Dio ha stabilito la protezione dagli eretici, e questa è l'anatema. L'Apostolo lo esprime dicendo: anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo predicato, sia maledetto. Come ho appena detto, ripeto ancora, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Lettera ai Galati 1:8-9. L'essenza dell'ufficio papale è proteggere la purezza della fede e della morale dalle eresie. Attualmente il papato è occupato illegalmente da un uomo che abusa della cattedra di Pietro per distruggere la fede e la morale. Chi dovrebbe pubblicare un anatema su questo Giuda pubblicamente noto? A questo scopo Dio ha stabilito autorità profetica. Oggi, in questa straordinaria situazione, questo ufficio è detenuto dal Patriarcato Cattolico Bizantino. Il Concilio Vaticano II abusò della riforma liturgica per creare il caos e nel frattempo ha fatto rispettare silenziosamente le eresie di neomodernismo e sincretismo. Il loro frutto è anche pseudopapa con il suo sinodo dell'Amazzonia. Bergoglio e il suo collegio eretico seguono il metodo del Vaticano II. Oggi il sinodo deve evocare il caos abolendo il celibato in modo che la satanizzazione della Chiesa e la sua transizione verso l'antichiesa New Age possano essere applicate silenziosamente. Molti cattolici e purtroppo sacerdoti e vescovi dimenticano l'essenza del cristianesimo.
Questa non consiste nell'attività sociale o alcuni dialoghi dubbiosi. Si tratta della lotta per la salvezza delle anime immortali. La nostra salvezza è nella metanoia e nella fede nel Signor Gesù Cristo, che è morto per noi sulla croce. Lui, dopo la sua risurrezione, mandò gli apostoli a predicare il pentimento per la remissione dei peccati. Nel suo nome sarà predicato il pentimento per la remissione dei peccati a tutte le nazioni. Tutti gli apostoli e i missionari obbedirono a questo comando e morirono come martiri per la salvezza delle anime. Dopo il concilio, tuttavia, si preferisce l'antimissione del cosiddetto dialogo. Essa collega il cristianesimo apostatico con il paganesimo e conduce alla condanna eterna. L'antivangelo del neomodernismo non solo non proclama la via della salvezza ai pagani, ma porta anche i cristiani sulla strada della distruzione. Questo è un grande crimine. Questo antivangelo è diametralmente opposto al Vangelo di Cristo. Il Signor Gesù non ha inviato l'apostolo delle genti ai gentili perché si arricchisca con la loro cosiddetta spiritualità, ma gli ha detto: ti mando ai gentili ad aprire loro gli occhi perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati per mezzo della fede in me. Gli Atti degli Apostoli 26. Bergoglio e il Sinodo dell'Amazzonia non vogliono che i pagani possano convertirsi dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Il Sinodo vuole che i cattolici si convertino da Dio a Satana e dalla luce alle tenebre. Questo è il più grande tradimento di Cristo nella storia della Chiesa. A causa di questo tradimento, predicazione di un altro Vangelo, Bergoglio e tutti i partecipanti al Sinodo di Brigantaggio si sono esclusi dal corpo mistico di Cristo, la Chiesa. Il Patriarcato Cattolico Bizantino proclama con la presente l'anatema, esclusione dalla Chiesa, e la maledizione che i partecipanti del Sinodo dell'Amazzonia hanno provocato su loro stessi. Nell'autorità profetica e apostolica, nel nome di Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, proclamo l'anatema, esclusione dal corpo mistico di Cristo, la Chiesa, sui 26 cardinali, 134 vescovi e 99 sacerdoti che partecipano al Sinodo Apostatico dell'Amazzonia. I cardinali Baldisseri, Poras, Cardoso, Barreto, Jimeno, Bras, Djiavis, Umis, Versaldi,
Parolino, Ladaria, Ferrer, Sara, Ule, Filoni, Stella, Ferrer, Texan, Piacenza, Koch, Schönborn, Rodriguez, Maradiaga, O'Malley, Bagnasco, Gracias, Marx, Riba, Bertello, Carlos, Aguiar, Retes, Cerni. Biscupove. I vescovi. Martinez de Aguirre, Guinea, Gi Queiroz, Vieira, Hervás Valderrama, Malzer, Alien, Shoeni, Lafon, Centellas, Guzmán, Aparicio, Céspedes, Barrio Nuevo, Ramírez, Cotter, Dovlašević, Bilman, Elias Montoya, Flock Bever, Juan Gómez, Gualberti, Calandrina, Legiu, Cesari, Vargas, Arequipa, Oliveira, Gi, Azevedo, Albuquerque, Gi, Araújo, Bendito, Araújo, Balman, Bandeira, Coelho, Barbosa, dos Santos, Basso, Brito, Guimarães, Bern, Cabral, Brito, Canavarros, dos Santos, Carvalho, dos Santos, Chaves, dos Reis, Chitolina, Sioca, Vacino, Cisaurri, Berdunces, Conti, Corbellini, José, Belisario da Silva, Mario Antônio da Silva, José Altevir da Silva, Ribeiro, Dickmans, Ginis, Roche, Frigeni, Giovenali, Kestering, Klaus, Kot, Kujavski, Lima Duarte, Lima Suárez, Lisboa de Oliveira, Luft, Martin, Gutierrez, Mendes, Tavares, Merkel, Muniz Alves, Paloski, Pereira da Silva, Pereira de Melo, Parchinhes, Fernandes, Piontek, Rama, Roman, Sanchez, Sebastián, Santin, Santos, Mendes, Spengler, Tasquetu, Damián, Taveira, Correia, Tondelo, Verzelechi, Yu, Zon, Pereira, Arvina Artega, Aristizabal, Quintero, Cardona, Ramírez, Careño, Quiñones, Carrillo,
Martínez, Severios, Escobar, Figueroa, Gómez, Enayo, Del Río, Maldonado, Monsalve, Mejía, Giraldo, Munera, Correa, Pinzón, Guisa, Pizarro, Acevedo, Quintero, Díaz, Arellano, Fernández, Koff, García, Eras, Segarra, Jiménez, Mendoza, Lazari, Mentes de Oca, Becerra, Pascualoto, Cabrejos, Vidarte, Cisneros, Martínez, Escudero, López Brea, Menor, Vargas, Ola Ortua, Laspra, Oliver Clement, Quijano Rodríguez, Travieso Martín, Vizcarra Mori, Jardín, Asa G. Ayala, Felipe González, González, González Pérez, Gutiérrez, Reyes, Reyes Sequera, Romero Rivas, Terán Bermúdez, Fisichella, Ambonegu Besangi, Olerich, Madila, Bazan Kuka, Santoro, Bala, Semeraro, Jondro, Spreafico, Mekal Roy, Massin, Pompili, Savada Perez, Birgler, Galvu Sera, San Ches Sorondo, Melino, Divasson, Silvetti, Valenzuela, Meid, Ojea, Quintana, Gal G, Kreutler, Fa Bene, Kneži, i sacerdoti, Rovledo, Costa, Jezeselas, Cinu, Dus, Centus, Maya, Bolivar, Monroy, Spadaro, Garcia, Duran, Lazarte, Topolanski, Sala, Siquivua, Perez, Ruiz, Alvarez, Bassi, Ramos, Carrasco, Cereta, Luciano da Silva, Ferro, Medina, Dornelas, Chimino, Arsci de Gis, da Silva, Artin Seco, González, Antolin, Jaramillo, Or Solín, Boingi, Araújo dos Santos, Botasso, Brigenchi, Buffon, Codina, Estrada, Gai, Garuti, Hernández, Martínez, Hagis, Jardín, López, Hernández, Mauvezzi,
Rocca Alzázar, Romero Blanco, Hezendji, Suez, Yáñez, Zampini, Ascona, Cardono, Grisalis, Daumo Negu, Lima da Silva, López, Jiménez, Coelho, Sampaio, Minami, Mometi, Van Tui Netu, Broca, Estivi, Samus, Lancili, Bua, Bernandi, Orellana, Mora, Arova, Conde, Bonfrate, Gronchi, Masciarelli, Baldwin, Sercic, Dus Santos Pereira, An Drzewski, Landi, Antoni, Arias Messa, Ayo, Favertu, Berkel, Cavero, Sanchis, Colfer, Cornejo, Conceição, Dei, Donadio, José, Raimundo dos Santos, Prensa, Ferreira Braga, Orlando Guana, Juan Diego, Giraldo, Antonio, González, González, Caravaggio, Hernández, Sánchez, Íñiguez, Jiménez, Chansi, Yuchno, Tomás Calicat, Pinho, Lea, Rua, Sier, Adame, Simrod, Cuevas, Sing, Mesconi, Sleuties, Serate, Real, Heinz, Carrera da Mata. Pod několikanásobnou anatemou... Sotto l'anatema multiplo si trova il principale iniziatore del sinodo apostatico, l'eretico, l'apostata e pseudo Papa Francesco Bergoglio. Nessuno è vincolato dall'obbedienza a lui. Tutti i soprannominati sono esclusi dal corpo mistico di Cristo, la Chiesa. Se non si pentiranno, saranno eternamente condannati come traditori di Cristo e Giudei.